parla del suo argomento, della sua vita, la legge, meglio, la legalità, e la definisce garanzia o trappola, cioè è una garanzia comunque per coloro che dovranno essere giudicati, o è una trappola se il giudice non sta molto attento e magari tralascia qualche particolare? Da questa domanda è partito l'incontro tra il giudice Gianni Fruganti e i ragazzi dell'ITIS Galileo Galilei per la scuola di educazione civica organizzata dall'associazione Tratevere Arno. È fondamentale parlare di legalità, significa rispettare la legge, che poi la legge significa rispettare la convivenza civile. La mia libertà è immensa, ma finisce dove comincia la tua. Legalità, garanzia o trappola, il titolo dell'incontro con Fruganti, giudice di lungo corso, è stato presidente facente funzioni del Tribunale di Arezzo ed ex presidente della sezione penale. Il messaggio che voglio lanciare ai ragazzi è che ormai negli anni 2000 non ha più senso parlare di legalità in senso classico come rispetto alla legge a prescindere. E mi piace pensare di poter far loro un percorso che, partendo da questa impostazione di stampo illuministico, arrivi poi a una concezione più moderna e evoluta che lega indissolubilmente la legalità e i valori costituzionali. Proseguono così gli appuntamenti didattici del percorso di educazione civica, con lezioni incentrate su tanti argomenti diversi ed altrettanti relatori d'eccezione. Abbiamo cercato infatti di non... diciamo di rispettare anche quelle scuole che avevano fatto una loro programmazione interna con degli esperti che potessero arricchire se avevano toccato l'argomento, affrontarlo se l'argomento era nuovo. Quindi noi siamo soddisfattissimi perché poi i relatori sono tutti di esperienza concreta, per cui non si rimane soltanto nel teorico, ma si scende molto anche nel pragmatico.